RA1 Aperitime. Barcollo e un po' tracollo. Ma che sballo! Primo appuntamento di oggi, come sapete, parliamo di Juve di Toro, ma la prima ora con il Torino e si comincia come sempre con il nostro primo ospite che è Emiliano Latino. Ciao Emiliano, oggi si parla di Napoli e della prossima partita in Coppa Italia con la Roma. Come stai? Tutto bene? Bene, grazie Renato, buonasera a te e a tutti i radioascoltatori. Hai detto tutto tu, parliamo del Napoli, anche se ormai è una partita che a questo punto della settimana si può dire archiviata. È stata una partita difficile, è stata una partita dura, sembrava quasi che il Napoli arrivasse qui sull'onda comunque di alcune prestazioni non proprio in linea con quello che ci ha fatto vedere nelle ultime settimane e per tutto l'anno e negli ultimi anni. Soprattutto la squadra di Sarri è una squadra straordinaria, una squadra che ha messo in difficoltà tutti tranne la Juve, purtroppo, però comunque è una candidata regina al primo posto in classifica, al campionato, e lotterà fino alla fine con la Juventus, con la Roma per questo risultato. È sicuramente una squadra straordinaria, la squadra di Sarri. Mi sono alzato anch'io allo stadio 2-3 volte ad applaudirgli, perché è vero essere tifosi, è vero tutto, però quando vedi una squadra che gioca bene, che fa tantissimi passaggi, una rete di passaggi incredibile, dei movimenti bellissimi fatti a una velocità supersonica, è sicuramente un piacere anche per gli sportivi vedere una squadra giocare così. Di contro il Toro aveva avuto il presupposto della straordinaria vittoria all'Olimpico contro la Lazio e si erano creati tutti i presupposti affinché la partita contro il Napoli potesse essere il crocevia per nuove ambizioni, per una spinta in classifica verso l'alto, verso quell'obiettivo Europa dichiarato all'inizio dell'anno un po' da tutti. Sicuramente, visto già l'approccio, Torino ha preso 3 gol circa 30 minuti, quindi sicuramente ha spezzato le ali. Subito il gol al terzo minuto di Koulibaly su un errore difensivo della stessa difesa granata. C'era oggi, ieri, cioè il partito contro il Napoli si è visto, per esempio, ci sono visti alcuni giocatori che per esempio non hanno reso per quel che potevano. Lo stesso Burtisso, che è stato straordinario fino a sabato sera, non si è dimostrato all'altezza. C'era un po' di timore reverenziale a questo punto, perché comunque la squadra del Napoli aveva un po' accusato la fatica, però mi sembra che si sia ripresa molto velocemente. E dicevo che le grandi squadre come il Napoli non bisogna mai darle morte sportivamente parlando, perché sono squadre che all'apparenza possono sembrare stanche, all'apparenza possono sembrare in difficoltà, però hanno un'idea di gioco, hanno dei giocatori straordinari, hanno un allenatore straordinario come Sarri, che comunque durante l'arco dei 90 minuti possono trovare comunque la trama, possono trovare comunque la soluzione per risolversi la partita. In questo caso l'hanno trovata molto presto la soluzione, perché come dicevo prima ha fatto gol subito Koulibaly al terzo minuto e da lì in poi è stata una partita in discesa per i partenopei. Però ripeto, è un'occasione mancata per il Toro. Il non gol arrivare. Sì. Di Belotti? Finalmente si è sbloccato Andrea, finalmente si è sbloccato, si è dannato l'anima, sta rientrando sempre più in forma, perché è quello che conta, no? Ha avuto un infortunio importante che l'ha tenuto fuori circa un mese e mezzo, mancavano i suoi gol, pian piano sta trovando la forma giusta e si sbatte per tutti i 90 minuti in tutte le parti del campo. Molto spesso lo trovi al limite della tua area e poi subito dopo nell'area avversaria. È un giocatore fondamentale e il fatto che abbia trovato il gol è solo una cosa positiva. Tra l'altro sicuramente una bella iniezione di fiducia per lui per il confronto appunto di Coppa Italia, che non bisogna mai snobbare, perché la Coppa Italia comunque è sempre un gran trofeo. Cavolo, è un trofeo straordinario che nel passato, non recentissimo, negli anni 90 vedeva il Torino protagonista, certo, di finali e proprio con la Roma. Proprio con la Roma di Mihajlovic, tra l'altro, perché Mihajlovic giocava in quella Roma lì. Sì. All'epoca, quindi sicuramente la Coppa Italia è una competizione molto importante. Certo, questo tipo di Coppa Italia, questa formula, diciamo che premia di più le grandi squadre che iniziano molto più avanti, soprattutto in casa, negli scontri diretti, sicuramente sarebbe da rivedere. Però il Torino ha una grande possibilità, perché battere la Roma all'Olimpico, che è una cosa difficilissima, aprirebbe le porte alla squadra di Mister Mihajlovic a un eventuale scontro diretto contro la Juve in un derby a casa della Juventus. Quindi sarebbe veramente un'occasione importantissima per poter
andare avanti in Coppa Italia, un'iniezione di fiducia che la società, la squadra e la piazza chiedono, e sicuramente poi per andare a giocarti questo scontro importante. Tra l'altro la Roma poi verrà a Torino a giocare contro la Juventus in campionato, quindi insomma è uno scontro contro la mole, insomma, alla fine per la Roma. Sabato sera sì. Lo Juventus Stadium, c'è Juve-Roma, la Roma avrà un po' la testa sicuramente a quella partita, che è una partita fondamentale per la lotta per lo scudetto, però anche è vero che la Roma ha una rosa straordinariamente, certo, ampia, che gli può permettere un ampio turnover, quello che non può permettersi di tanto Mihajlović, perché ci sono gli infortuni di Ansaldi, di Barreca, lo stesso Ljajić, quindi comunque ci sono delle difficoltà oggettive numericamente parlando, e quindi la Roma sarà comunque difficilmente affrontabile. Ci vorrà una grande prestazione, ci vorrà una grande reazione d'orgoglio e giocarsela proprio alla morte all'Olimpico. Io ti ringrazio molto Emiliano, oggi dovevi essere con noi, ma sicuramente questa cosa qui avverrà nel prossimo proseguo dell'anno, e tra l'altro ci risentiremo probabilmente per il 2 di gennaio. Ti auguro buone feste. Buona festa a te Renato, è sempre un piacere, saluto a tutti alla radio e un saluto affettuoso a tutti i tifosi di calcio della radio e tuoi radioascoltatori. Ciao, a presto, ciao ciao, ciao 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 ciao. Scusa Roma, qui è Perugia, il Perugia è passato in vantaggio, rete di Curi su cross da destra di Novellino, niente da fare per Zoffe. Scusa Ciotti, questo è l'urlo del comunale di Torino che ha preso in questo momento la notizia che tu hai dato. Ecco l'urlo del comunale di Torino, sventolio di bandiere del Torino. E pertanto al 20° delle Alpi, 3-0 per la Juve della linea. Attenzione, Torino in vantaggio, terza rete del Torino, Torrisi al volo, ha agganciato un pallone che è pervenuto dal settore di destra, era scaraventato in rete. Attenzione Del Piero, rete! Rete! Alex Del Piero! La Juventus va in vantaggio alla 36esimo del secondo tempo! Juventus 1, River Plate 0! Attenzione, qui è il comunale di Torino, Pulici di testa, su cross di Graziani a sinistra, ha messo in rete il pallone che può far iniziare veramente il contro alla rovescia per lo scudetto del Torino. Ma è finita qui! È finita qui! È finita! La Juventus è campione del mondo! Qui al comunale di Torino stanno per iniziarsi i grandi festeggiamenti organizzati dal centro di coordinamento dei Granata Clubs. I giocatori sono al centrocampo, non c'è stata nessuna invasione, tutti con perfetta disciplina stanno attendendo appunto la grande festa. RA1 Aperitime, Barcollo e un po' tracollo, ma che sballo!